A 20 minuti in auto da Trento si può trovare il cuore blu del Trentino. I laghi di Levico e Caldonazzo in Valsugana sono meta di vacanza per oltre 200.000 turisti ogni anno, grazie alla varietà del luogo, dalle montagne fino all'acqua, attraverso itinerari storici e naturali di pregio. Blu è anche il colore delle bandiere esposte in tutti i 5 comuni lacustri: Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna, Pergine Valsugana. Un riconoscimento europeo assegnato alle località balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Una zona che ha affascinato i viaggiatori sin dal 1896, anno di inaugurazione della ferrovia della Valsugana. Torniamo nella Belle Époque e risaliamo dalla stazione di Levico verso il Parco delle Terme. Francesco ci racconta come è nato questo polmone verde. Quello che andremo a vedere oggi è il parco dell'Imperia Grand Hotel di Levico. Si tratta di un parco pensato tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento come parte integrante di una scommessa turistica fatta da un imprenditore ungherese, Julius Adrian Polacek, il quale alla fine dell'Ottocento venne a Levico e pensò di costruire l'Imperia Grand Hotel. Attorno all'Imperia Grand Hotel prese una serie di terreni e ne fece quello che poi divenne il Parco Secolare, detto anche Parco Asburgico, che oggi andremo a vedere. Si passeggia in mezzo ad una grande varietà di piante. Peccato non ci sia più la grande sequoia, malata, abbattuta nel 2007. Il parco si anima durante l'anno soprattutto per due avvenimenti. In primavera con Orti in Parco, manifestazione dedicata a chi coltiva a casa l'orto, passione che sta riscoprendo una nuova giovinezza. A dicembre invece è tempo di mercatini di Natale, così come a Caldonazzo e Pergine. Il parco, nelle quattro stagioni, si può vedere all'interno della casa del giardiniere, la Villa Paradiso, che oggi ospita il Museo del Termalismo. Terme che sono una caratteristica comune di tutto l'Euregio, viste le 66 fonti conosciute in Tirolo, 82 in Alto Adige e 61 in Trentino. Una delle 7 principali fonti trentine è quella di Levico Vetriolo, ricca di arsenico e ferro. Le acque di Levico hanno una serie di particolarità dal punto di vista oligominerale. Innanzitutto, appunto, sono due, a poca distanza l'uno dall'altra. Sono suddivise in acqua forte e acqua debole, sono due fonti diverse che sono state utilizzate nel corso degli anni per le loro caratteristiche. Si tratta di acque arsenical ferruginose, quindi hanno una forte presenza di arsenico e di ferro, e venivano usate sostanzialmente per curare le malattie della pelle attraverso bagni, ma anche attraverso bibita, malattie dell'apparato genitale femminile. E infatti Levico era una delle stazioni di cura più rinomate dalle donne dell'alta società della Mitteleuropa, e inoltre erano considerate curative anche, lo sono tutt'oggi tra l'altro, per le malattie dell'apparato respiratorio. In 9 mesi sono stati 11.500 i visitatori del Museo del Termalismo. Sul profilo di Levico si staglia imponente la chiesa del Santissimo Redentore, lunga 75 metri, larga al transetto 34 metri, alta 39 metri. Una costruzione notevole se si pensa che il paese non arriva agli 8.000 abitanti. Verrebbe da dire paese, ma Levico è una città, parola di imperatore. Nel 1894 Levico, grazie ai suoi meriti turistici, riceve l'elevazione al rango di città da parte dell'imperatore Francesco Giuseppe I. Questo grazie al suo esponenziale sviluppo nell'ambito appunto del turismo. Questa ricorrenza viene festeggiata ogni anno a Levico attraverso una manifestazione che copre tutta la seconda settimana di luglio e che si chiama Levico Imperiale. In un contesto idilliaco è difficile immaginare che un secolo fa si sia combattuta una sanguinosa guerra. Eppure la zona dei laghi di Levico e Caldonazzo era di servizio al fronte sull'altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna.
Rimaniamo un po' più in basso e con Francesco percorriamo la vecchia strada fra Levico e Pergine per raggiungere il forte del Colle delle Benne, appena tirato a nuovo. Una fortificazione difensiva costruita su 2 ettari di terreno tra il 1880 e il 1882, a 660 metri sul livello del mare, venduta per 3.000 lire nel 1933 al comune di Levico. Il forte ospiterà 2 mostre, una che ricostruirà la vita dei soldati del tempo ed una promossa dagli storici locali per descrivere come si viveva a Levico durante la Prima Guerra Mondiale. Nella primavera del 1915, quando l'Italia dichiara guerra all'Austria, Levico è già una città parzialmente spopolata. La maggior parte degli uomini tra i 21 e i 42 anni è partita per la Galizia per sostenere l'urto dell'esercito russo. Già nell'estate del 14, infatti, Russia e Austria e Ungheria sono in guerra tra loro. Quando scoppia la guerra tra Italia e Austria nel maggio del 1915, Levico, come tutti i paesini di confine, viene sgombrato e la maggior parte della popolazione viene presa, portata come profuga nei campi, le cosiddette città di legno, come le chiamavano i trentini, all'interno dell'Impero d'Austria. Questo forte fa parte della seconda cerchia difensiva pensata dall'Austria per il Tirolo meridionale. È degli anni 80 dell'Ottocento e costituisce uno sbarramento tra la Valsugana e la città di Trento. Non fece mai la guerra in realtà, perché una terza cintura di forti posizionata sugli altopiani che ci circondano fu quella che subì l'urto della guerra a partire dal 1915. Nel comune di Levico ci sono, oltre al forte Col delle Benne, altri 2 forti che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale, il Pizzo di Levico, lo Spitz, e il forte Busaverle, che sostennero l'urto ai confini meridionali dell'impero. Per ritrovare un po' l'atmosfera della Belle Époque, oltre alla natura e alle tante attività che si possono fare all'aria aperta, mancava un piccolo ingrediente letterario. Ogni anno, nel secondo fine settimana di giugno, il centro di Caldonazzo ospita il Trentino Book Festival. Il Trentino Book Festival è partito come un'iniziativa creata da un gruppo di amici appassionati della lettura, che hanno deciso di portare quello che in Trentino mancava, ovvero un festival letterario con il classico format fatto di incontri con l'autore, spettacoli e intrattenimento per i bambini. E tra i nomi che abbiamo avuto appunto in questi anni da ricordare sarebbero tantissimi, però su tutti spiccano i nomi di Dario Fo, che abbiamo avuto quest'anno, Corrado Augias, Dacia Maraini, Gianrico Carofiglio, Henry De Luca, insomma il meglio della letteratura nazionale. Acqua, natura, storia e cultura, sport. Tanti modi per vivere un territorio unico, dove si concentrano tante opportunità in pochi chilometri. Nel cuore blu del Trentino.